padre, tornato dall'Africa orientale, si cimenta con la realtà italiana dopo essere stato fuori 12 anni e affronta il mercato del vetro e del metallo. Ma subito aveva capito che non era il suo ambiente e quindi portò avanti delle esperienze con le grandi industrie e nel mondo della distribuzione. Io invece, che studiavo scienze politiche, storiche politiche, dovendo subentrare in azienda, dico dovendo perché in quegli anni si usava così, non c'era tanto da discutere, posi la condizione di potermi occupare di musei. La passione per la storia e per l'arte traslata in quello che è il luogo pubblico della storia e che, entrando nel mondo del lavoro, associa ad un inatteso amore per la meccanica. Ma la meccanica è un mondo a sé stante, pieno di numeri, ma anche non senza una dose di erotismo. La meccanica è fatta di parti che si incastrano, che vivono l'una dell'altra, di reciprocità dei materiali, di tolleranze. Ho scoperto la tolleranza, che poi è così importante nel vivere sociale, attraverso la tolleranza fra i materiali, i quali se non si tollerano non funzionano. Inizia in piccolo, dorme in macchina, accumula risparmi e visita musei ed è scelta con i direttori di arte e costruzione. E mi hanno aiutato molto. Io ricordo il Museo Nazionale del Bargello, ricordo l'esperienza alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Firenze per me è stata molto importante. E lì è partito tutto. Il fatto di occuparsi delle teche, come è venuta quest'idea? Che cosa l'ha incuriosita? Beh, le teche in particolare sono il luogo più estremo, delicato, dove si realizza la conservazione. Nella teca si realizza il sogno che questo oggetto possa sopravviverci. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Giuseppe Basile, con Maurizio Marabelli, Francesco Sacco, all'Istituto Centrale del Restauro a Roma, luogo dove Cesare Brandi aveva impostato tutta la teoria della conservazione nel nostro paese. Ci sono dei momenti particolari da ricordare che l'hanno emozionata. Non posso non ricordare il momento al Louvre con la Monna Lisa, perché la Gioconda, prenderla in mano e posizionarla nella teca che hai costruito è una cosa emozionante se si vuole. Poi naturalmente anche i gioielli della regina. Io ricordo che vennero qui da me a fare le prove per le vetrine e poi io andai da loro, scoprii di fatto quanto un oggetto laico, una corona, investito della sacralità religiosa, cambia la sua dimensione materiale in una dimensione spirituale. Cioè la regina incoronata non veste il simbolo del potere materiale e basta, ma la sua rappresentazione del sacro. Ci sono stati invece dei momenti di difficoltà in cui ha pensato di desistere in questa impresa? Credo che bisogna, crescendo, accettare le difficoltà della vita, che si presentano nelle forme più impreviste e anche improbabili alle volte. Diceva Machiavelli che il 50% è virtù e il 50% è caso. La virtù è il darsi da fare, il caso è proprio la sorte, la fortuna. Difficoltà che, affiancato da maestri artigiani e certificatori di qualità, affronta con la trasparenza e l'innata dedizione alla cura del dettaglio, entrando con le sue teche nei più importanti musei del mondo, dalla vetrina per la Public Library di New York alla teca orizzontale dotata di sistema di rototraslazione della campana per la Library of Congress di Washington.
E questa è la vetrina per il Metropolitan, il cui sistema di tenuta all'aria è garantito dalla guarnizione brevettata. Questa è la vetrina disegnata da Jean Nouvel per il Quai Branly ed è destinata ad ospitare sculture africane. La forma è connessa alla forma delle sculture e rompe la tradizione della vetrina come parallelepipedo. Questo è un piccolo gioco rappresentato da un dipinto di Jacopo del Barbari che mostra Luca Pacioli e un suo allievo. La cosa straordinaria è questo solido platonico che abbiamo fatto in laboratorio e che poi ho fotografato a fianco di mio figlio. Qual è l'evoluzione dei vostri prodotti nel futuro? È passare dalla conservazione del patrimonio artistico anche alla conservazione tecnologica, come ad esempio la vetrina per il quantum computer di IBM. Il quantum computer è una macchina molto complessa che processa dati a una velocità rivoluzionaria. E ha bisogno di protezione? Ha bisogno di protezione da determinate interferenze che ne inficerebbero il funzionamento. La teca è cruciale.